più che sconcerto, direi proprio rabbia, perché sapere che i sindaci della nostra provincia, quasi tutti i sindaci della nostra provincia, hanno approvato il bilancio di Marche Multiservizi con un utile di oltre 12 milioni di euro e con la ripartizione degli utili tra i soci, mentre c'era stata anche la proposta da parte del Comune di Monterabate di destinare circa 4 milioni di utili per la riduzione delle bollette per famiglie e imprese, e che poi dopo tre giorni l'assemblea dell'ATA, dell'ambito territoriale della provincia, cioè gli stessi sindaci e la provincia di Pesaro Urbino, hanno approvato il piano di investimenti e di aumenti tariffari predisposti da Marche Multiservizi sulla base dell'aumento dei costi che Marche Multiservizi dice di avere. Allora, da una parte fa utili spaventosi, dall'altra dice di avere l'aumento dei costi. Nelle aziende normali, se ci sono aumenti dei costi, vanno a diminuire l'utile delle aziende. Qui invece abbiamo utili in crescita e aumento delle tariffe, e quindi le cose non vanno bene. Per quanto riguarda l'aumento poi della Tari, è veramente ridicolo. Addirittura leggiamo che qualche comune si dice soddisfatto che riuscirà a contenere l'aumento al 4% invece che al 5,6% come proposto dall'Assemblea. Qui bisogna ridurre le tariffe. È scandaloso che Marche Multiservizi faccia utili spaventosi sulla pelle, sulle tasche dei cittadini e delle imprese. Noi sono anni che, ad esempio, come Confcommercio chiediamo anche in tavoli, sia a livello di ATA, sia a livello di Marche Multiservizi, una riduzione delle tariffe dell'acqua, ad esempio per il mondo della ristorazione e del turismo, che pagano l'acqua in una maniera, che dire, vergognosa è dire poco. Però di fronte alle nostre richieste ci viene sempre detto non ci sono le possibilità, i costi aziendali, corriamo il rischio di dover ricaricare la riduzione che facciamo ai ristoratori, ai cittadini o ad altre imprese. Fatto sta che comunque qui non si taglia niente, si aumentano le tariffe e si aumentano gli utili. C'è qualcosa che non va nella gestione politica, non nella gestione tecnica, nella gestione politica di Marche Multiservizi e dell'ATA.